Eh, buongiorno a tutti ragazze, questa è l'ultima puntata eh, di questa cardigan per, eh, per Marta. Eh, noi con voi abbiamo fatto eh, manica e adesso noi dobbiamo fare l'ultimo passaggio. Adesso andiamo a tavolo e guardiamo meglio. Allora siamo a tavolo, ragazze. Noi abbiamo fatto con voi... Eh, questa parte di spaline dopo abbiamo fatto abbiamo cominciato a fare eh, manica abbiamo fatto questa zona questa zona e qui adesso noi dobbiamo fare questa uh, parte quale va già sotto uh, sotto sottoscele è semplicissimo come voi guardate qui questa volta noi dobbiamo aggiungere nostre maglie eh, prima e dopo no, questa nostra, eh, nostra linea. Voi, voi ricordate, questa era l'ultima maglia e dopo noi abbiamo aggiunto dopo di questa maglia. Adesso lo stesso, questa maglia, solo dobbiamo aggiungere non solo dentro, anche fuori. E così maggior parte eh, ragazzi io eh, dico voi qui mi misure non per bambola per eh, persone grandi umane. Eh, come io qui ho detto questa questa parte dovrebbe essere 7 8 cm questa parte 7 8 cm Uh, a me veniva anche 10. Anche questa parte deve essere più lunga di, di questo uh, uh, passo numero 3. Uh, numero Perciò, questa zona, senz'altro, questa zona numero 4. Numero 4, voi ricordate come noi abbiamo fatto nel uh, reglan uh, classico, sotto scelte noi uh, aggiungiamo male solo per motivo. Come uh, con giro, um, uh, con, dobbiamo arrivare con male quale è giro, uh, giro seno. E così, è chiaro, è vero? E adesso cominciamo. Allora, siamo arrivati, nostra, prima nostra nostra manica. Voi ricordate questo lucchetto. Noi sempre abbiamo aggiunto uh, questa parte uh, maglia. Questa volta dobbiamo aggiungere anche per parte di davanti, perciò, questa è l'ultima maglia, io lascio. Qui, io prendo. Uh, 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 filato, tiro così e faccio diritto perché, come voi sapete, io ho fatto uh, questa uh, cardigan per Marta senza motive, tutta uh, uh, guardate male rosata. Abbiamo aggiunto diritto, metto questo lucchetto, senz'altro, non sbagliamo e aggiungiamo senz'altro verso maniche come dice nostra schema verifichiamo guardate ragazze dobbiamo prima aggiungere maglia dopo malle diritto e altra e così continuiamo maggior parte eh, eh, maggior parte questa eh, questo giro, giro va 3-5 centimetri, così però ragazze, noi sempre dobbiamo misurare noi eh, per chi noi, noi facciamo e questa come, come una regola fondamentale e non c'è niente da, da discutere. Sempre bisogna provare e sempre come classica classico oppure altri modi di, di fare regolano sempre bisog bisogna provare così continuiamo ragazze abbiamo aggiunto e la stessa uh, parte noi dobbiamo fare anche qui perciò facciamo continuiamo a fare nostra manica continuiamo a fare nostra manica e ci vediamo questa parte allora, questa è l'ultima maglia di nostra manica. Noi facciamo diritto qui, tiriamo filato, aggiungiamo maglia, così. Mettiamo questo lucchetto. Questa dice: eh, voi, voi ricordate, questa dice nostra manica. Dopo, facciamo diritto e aggiungiamo verso schiena. Così, abbiamo aggiunto qui davanti e anche indietro, come abbiamo visto nella mia schema. Però, questa non è mica schema mia, ragazze, questa è una uh, signora americana. E così continuiamo. Arriviamo a altra uh, manica, altra parte manica, e facciamo la stessa maniera allora questa è l'ultima maglia di nostra schiena questa altra manica nostra tiriamo maglia metto e faccio diritto sposto questa allora abbiamo aggiunto dopo questa maglia diritto Spostiamo l'uchetto e questa nostra altra manica, come abbiamo fatto prima, aggiungiamo qui nostra uh, nostra maglia, quale è bisogno. Come dice, il nostro schema, qui non c'è niente particolare, qui abbastanza guardare schema e misurare, lunghezza e provare nella persona quale voi fate. È tutto non c'è niente complicato arriviamo a questa parte di manica allora siamo arrivati in fondo di nostra manica questa è l'ultima maglia e aggiungiamo nuova maglia con questa maniera io aggiungo maglia con mia maniera come voi abituate con vostra maniera fate come piace a voi abbiamo spostato il lucchetto Faccio diritto e adesso io aggiungo maglia quale va davanti. Avete capito? che Cominciamo a allargare. Allargare. È tutto, ragazze. Facciamo parte di rovescio come abbiamo fatto prima e ci vediamo ancora. Allora. Abbiamo fatto davanti e adesso questo noi abbiamo aggiunto prima, perciò facciamo diritto e sempre cominciamo a aggiungere dalla questa maglia, così tiriamo filato e dopo io faccio come diritto, non come diritto, faccio diritto. Come voi vedete, io cerco a crociare così non viene buco e così un po' tiro. Questo io faccio diritto, sposto, e questa nostra manica, come di solito aggiungiamo, così, abbiamo fatto. E facciamo nostra, nostra manica, normalmente, arrivate. Eh, fine nostra manica questa è l'ultima maglia aggiungiamo nuova prima di questo lucchetto aggiungiamo nuova abbiamo aggiunto spostiamo questo lucchetto facciamo nostra maglia diritta e dopo aggiungiamo altra maglia come abbiamo aggiunto qua Perciò sempre dobbiamo aggiungere maglia dopo di questa maglia con tutta maniera quale voi piace. E così continuiamo. Uguale facciamo anche altra manica e qui noi dobbiamo arrivare e mezzo centimetri, massimo 5 eh, centimetri. Io dico misure. Per uh, persone grandi, perché questa bambola, questa Marta, io ho preso per fare vedere come fare uh, grande così io risparmio un po', un po' tempo. Avete capito? È vero? Perciò io sempre vi dico uh, misure normali qui deve essere per noi 7 e mezzo perché io facevo anche 10 questa parte più lunghezza quando qui noi aggiungiamo ragazze a qui 3 e mezzo 5 eh, però sempre bisogna provare nelle persone per quale voi questa fate questa modello molto bene fare anche per bambini, per neonati molto bella molto comoda Continuiamo, ragazze, facciamo la nostra, uh, nostra lunghezza, Quali bisogna per noi. E altra cosa, ragazze, come può succedere, eh, può succedere voi, voi accorti cosa per voi, mali è troppa per maniche, perciò voi potete anche eh, saltare, non aggiungere qui mali. Oppure come mancano, voi potete fare anche un po' di più. Oppure voi fate, dal, eh, fate due maglie invece di una, eh, avete capito? Oppure eh, per chi io ripeto tanto, potete saltare, aggiungere qui, eh, qui maglie. Questa parte voi potete saltare. Oppure voi potete fare eh, due. Um, due maglie fare subito per chi bisogna sempre bisogna uh, guardare uh, sempre bisogna guardare si cosa co cosa voi fate anche calzini sempre quando voi fate sempre bisogna guardare allora facciamo questa parte dobbiamo allungare 3 3,5 eh, e 5 e centimetri chi bisogna per, per qualcuno allora, io sono arrivato al punto, è giusto, è giusto e adesso io devo sapere quanti mali io devo uh, aggiungere qui uh, sotto sede. Cosa io faccio? Io prendo pezzettino carta. Io prendo pezzettino carta metto così sottoscegli metto e vedo come voi vedete qui l'inizio e qui fine io lo so sotto io devo aggiungere queste eh, queste maglie allora io misurato così io eh, guardo quante ho Qui 6 centimetri io devo aggiungere. E dopo io lo so cos'è nel 1 centimetro. 1 centimetro io ce l'ho 1 e mezzo. 1, 1 e otto. E perciò 6 centimetri, prendo calcolatrice, 6 centimetri per 1 e 8 io ce l'ho. Io devo aggiungere 10 maglie. Sotto scelte, devo aggiungere 10 maglie. 10. E così, anche così facciamo noi anche per persone umane. Voi lo stesso dovete misurare per capire quante maglie voi dovete aggiungere. Continuiamo. Allora, noi sappiamo quante maglie noi dobbiamo aggiungere qui sotto uh, sede. Però noi ricordiamo, ragazzi, cosa noi non mica abbiamo fatto, uh, giri corti per alzare schienale. Perciò adesso noi dobbiamo uh, mh, alzare schienale molto semplice. Faccio vedere. Sposto tutto, che casino, qui <ride> la tavola, tutta fretta. Allora, guardate questa mia schiena. Guardate questa, uh, questa manica, e questa uh, nostra manica, e questa tutta nostra schiena. E adesso noi dobbiamo alzare la nostra schiena. Qualcuno 3 cm, qualcuno 5 cm. Eh, perciò tutto dipende dal, dal fisico. Allora, questa è l'ultima maglia. Eh, eh, va per manica. Questa non è mica per noi bisogno. E dobbiamo fare avanti e indietro solo con le eh, nostre maglie di schiena. Andiamo con la nostra maglia di eh, schiena. Ci vediamo in, in, in fine di questa schiena, altrimenti perdiamo tanto tempo. Allora, questa è l'ultima maglia di nostra schiena. Dopo questo è il lucchetto uh, nostre maniche. Adesso non tocchiamo. C'è due cose. Come per voi, poche eh, qui uh, maglie voi potete qui aggiungere. Altrimenti fate come è. Fate l'ultima, girate nella parte di rovescio e fate parte di rovescio solo schiena. Ci vediamo infine la nostra schiena. Qui, prima di maniche, questa schiena. Perciò noi dobbiamo fare avanti indietro, avanti indietro finché non arriva 3 cm. Nel vostro caso può essere 3 cm, 5 cm. Dipende quale schiena c'è persona con leggermente con goba. Eh, perciò bisogna sempre guardare. Massimo 8 cm potete fare. Allora ci vediamo qui in fondo. Allora, questa altra manica, ancora facciamo parte di diritto, tutta la nostra schiena e dopo torniamo indietro. Allora, abbiamo stata la nostra schiena, come voi vedete c'è differenza, questa maniche questa schiena quali noi abbiamo allungato adesso nostra schiena più lunga come eh, come davanti più lunga però quando mettiamo insieme con questa maniera guardate perciò qui ci vede quanti centimetri Alzata nostra uh, nostra schiena. Così deve, deve essere. Così deve essere. Continuiamo, ragazze? Allora, adesso uh, giriamo e finiamo l'ultimo giro nostra schiena e arriviamo nostre maniche e dopo io faccio vedere cosa bisogna fare. Allora, questa nostra schiena abbiamo, abbiamo finito. Abbiamo alzato 3, 5, 8 cm quale per voi bisogna, a queste maniche. Maniche adesso per noi non bisogno e adesso noi eh, prendiamo eh, ago e tutti io sposto nella, uh, nella, questa, nella questa filato. Così eh, maniche riposano e aspettano quanto ora tocca loro e noi facciamo lunghezza quale per noi è bisogno. Continuiamo. Guardate, ho fatto adesso io qui taglio e adesso maniche nostre riposano. Va bene, maniche adesso riposano, io ho fatto uh, nodo così non perdiamo. E adesso continuiamo ragazze, come noi abbiamo fatto con voi conti. Noi sotto scelle dobbiamo aggiungere eh, eh, quanti 10 centimetri, abbiamo detto. Non ricordo, non ricordo, non è importante, ragazze, voi avete eh, sue, no 10 maglie, noi abbiamo eh, fatto calcolare 10 maglie. Io devo aggiungere 10 maglie e voi aggiungete. 10 maglie come piace a voi e quale eh, quali misura io faccio così così va bene ho fatto 10 maglie questa non mica mi bisogno e adesso io prendo maglie quale davanti Queste maglie tutti io normalmente faccio diritti Solo quando noi allunghiamo la schiena, dobbiamo fare questa, uh, questa cosa, ragazzi. Solo quando noi allunghiamo nostra schiena, allunghiamo solo dopo, possiamo collegare con mali quali davanti. La stessa maniera noi facciamo col, con, altro, uh, con altra manica allora lo stesso faccio con uh, con altra manica questa mia schiena ragazzi <coughs> io non riuscita io tornata uh, dalla parte di rovescio questa parte per fare lo stesso uh, lo stesso combinazione quale ho fatto E adesso tutti i maniche io metto a parte рипожари и ааспит кванда тока тока ора. А тока ора квандајфа mi buста mi люнгетца, а допајфачу ми мае. Аора коме ви ведете антиалтра маникај оата люsteса манера. Реция. come io questa manica io ho fatta dalla parte a destra però questa io devo finire con parte di rovescio questa parte io questa manica io collegata con parte di diritto a questa manica io collego de, devo collegare dalla parte di, eh, di rovescio io ho aggiunto due maglie e continuo nostre eh, male quali davanti ragazze e è, è tutta favola finita e adesso si può dire voi avete fatto eh, 90% di vostro cardigan maglione cosa volete Dopo, io non faccio vedere ragazze come fare maniche, perché c'è tanti video quali io ho fatto. Io prendo tutti i mali, prendo questa parte, questa e comincio a fare ehm, allungare la nostra manica. E anche il busto, anche io allungo. È tutta ragazze, questa è tutta matematica, e non bisogna fare eh, queste. Eh, come si chiama? Altezza nostra. Uh, uh, uh. Scalfo, scalfo. Guardate vostra manica perfetta, proprio perfetta, non c'è niente, eh, niente da dire, non bisogna niente. Cucitura, tutto con dolcezza, cosa può essere più semplice? Niente però ragazze giri corte oppure con questa maniera come io ho fatto voi vedere questa bisogna fare senz'altra perché chi comincia a indossare dopo questa parte eh, tira su e questa non può essere indossare persona deve essere stare comoda e adesso guardiamo nostra nostra Marta guardate che, che bellezza Perciò abbiamo messo proprio giusto e tutto corretto. Guardate, guardate che bello. Guardate. Giriamo, giriamo indietro. Guardate anche indietro tutto a posto. Qui bisogna fare eh, busto, noi facciamo. Guardate, e non bisogna fare queste eh, maniche a parte dopo cucire, tribolazione. No, no, queste ragazze che fanno queste trib tribolazione, allora bisogna mettere monument. È tutto. Nostra Marta con bella parrucca Giulia ha comprata Sempre metteva. <ride> Mio marito è venuto e dice: Dai, mettiamo. Abbiamo messo. Così contentiamo, contentiamo tutti. Ecco ragazze, è tutto. Cosa può essere più bello? Perciò ragazze, è rimasta voi mettere a me like. Uh, per voi non fatica, uh, per me grande piacere. Uh, è tutto ragazze, io auguro a voi uh, buon salute, fortuna, buon lavoro. Ricordate, questo si può fare anche per bambini. Ancora faccio vedere voi schema. Noi con voi abbiamo fatto questa cosa. Guardate, io qui anche dipingo una, una persona. Guardate. Questa è proprio questo regolare, quale noi abbiamo fatto, e dal regolare abbiamo cominciato a fare eh, manica 27, eh, 27 maglie. E anche qui, io cercavo di spiegare. Ricordate questo schema, questo pagone. Dopo, facciamo un giro, dopo, facciamo altra e sotto scegli. Io ho fatto vedere come misurare. E fare i conti e voi sapete quanti voi bisogna aggiungere e mettere male quale mezzo davanti e, e, e mezzo quale male vanno indietro. E così dopo cominciate a lavorare così circolare oppure come ho fatto io come cardigan eh, per, eh, per Marta. È tutto ragazze. Eh, grazie per tutto. <ride> e ricordate io non insegno nessuno. Io solo posso raccontare cose che io lo so. Ah, io non ce l'ho diritto. Va bene, la ringrazio. Buon salute.